Eccoci qua, sotto l'egida, il simbolo delle masserie didattiche di Puglia, noi diamo inizio... Scusi, signor Antonio, possiamo presentare noi la masseria? Eh sì, il tempo di presentare pure io, però vabbè, presentate voi la masseria, prego, chi la presenta? Io. Lei, prego. Bene. Benvenuti alla masseria Albano di Foggia. Ah. Sigla! Ma per piacere, per piacere. Sigla. Grazie a tutti quanti voi a Piglia la Puglia, un programma patrocinato e finanziato dall'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia per raccontare alle bambine e ai bambini all'ascolto l'educazione alimentare ma anche i prodotti d'eccellenza e tradizionali della nostra regione. Ormai siamo avanti con le puntate, il meccanismo è rodato e devo dire che ovunque nella Puglia ci sono territori molto belli da salvaguardare ma soprattutto anche delle straordinarie masserie didattiche. Quella di oggi, la masseria Albano in provincia di Foggia, è specializzata, diciamo così, nel raccontare agli scolari, ai giovani di Puglia, la filiera produttiva, il ciclo produttivo dei cereali, degli ortaggi e anche della frutta. Bene, noi ringraziamo dell'ospitalità questa masseria e andiamo a presentare le squadre partecipanti. Cominciamo con il terzo circolo didattico Pascoli di Foggia. Eccoli qua. Salutiamo la dirigente, il dirigente Leonardo Antonio Soldo. E grazie anche alle insegnanti accompagnatrici Anna Maria Rosiello ed Ada Tosti. Ben arrivata anche alla caposquadra, la signorina Chiara. Ecco qua, fate un applauso di incoraggiamento a Chiara in modo tale che possa affrontare nel migliore dei modi la compagine avversaria. Chiara, lei è pronta, si sente preparata, è ferrata sull'educazione alimentare? Certamente. Certamente, molto sicura di sé, Chiara, anche perché... quanti anni ha lei, Chiara? 10, quasi 11. Quasi 11, già alto 1,70 m, 1,75 m, quindi Chiara sa davvero cosa vuole dalla vita. Il suo piatto preferito, possibilmente pugliese? Pasta, rugole e patate. Pasta, rugole e patate, la questione si fa interessante, complimenti, ottima scelta. Passiamo a presentare l'altro istituto, arriva da Cerignola per voi il secondo circolo didattico Marconi. Salutiamo la dirigente che è qui con noi, Maria Luigia Di Staso, ben arrivata. E grazie anche alle insegnanti accompagnatrici Ripalta Carelli, Maria D'Alessandro, Maria Palmieri e per ultima ma non per ultima Emanuela Flammia. Dico bene? C'è poi il caposquadra, quello della sigla, eccolo qua, a Francesco. Sì. Giusto? Ragazzi, compattatevi a me in modo tale che si possa tutti comparire in vita. Avvicinatevi anche i cuccioli da quella parte. Ecco qua. Allora, Francesco, lei è esperto di tradizioni popolari, prodotti d'eccellenza del territorio, insomma, sì, diciamo. Da 1 a 10? 7,5, 8, anche lui molto sicuro di sé. Allora a questo punto io sono sicuro che andremo a vivere una gara molto avvincente, intanto godiamoci questa masseria, ce la racconta come al solito Ilaria. A te la linea, Ilaria. L'azienda agricola nata nel 2003 è costituita da 34 ettari di terreno suddivisi in oliveti e con molti alberi secolari, vigneti da cui produce ottimi vini e semine di vario genere, dai cereali e carciofi, finocchi e pomodori. L'edificio che caratterizza la masseria risale alla fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. Rinomate le conserve dell'azienda Albano come carciofi alla brace, i pomodori secchi ed i peperoncini ripieni che vengono raccolti e lavorati in giornata. Come masseria didattica propone dei percorsi di conoscenza e apprendimento della realtà rurale, basati sulla sperimentazione diretta. Grazie alla bellezza dei luoghi, infine, tante sono le famiglie che decidono di trascorrere qui una giornata in aperta campagna, cosa che consigliamo di fare anche a tutti voi. Grazie Ilaria, come al solito sei stata chiara nel senso, non chiara nel senso, chiara, cioè, capito? Sì. Non chiara lei, chiara Ilaria. Sì, cioè, ho capito. Ha capito, mi sta trattando come un deficiente. Allora, cominciamo con il primo gioco, che è il gioco antipasto, perché essendo il primo gioco è l'antipasto. Questo sono dei geni questi bambini.
solito prima di cominciare la gara bisogna attribuirsi i versi degli animali con i quali proporsi per la risposta. Cominciamo da Chiara, lei tra la pecora, la mucca e l'asino, cosa ha scelto? Pecora. La pecora, sentiamo signorina Chiara. Beh. Sentiamo tutta la squadra. Beh. Grande entusiasmo da parte della squadra, sentiamo l'istituto. Beh. Molto, molto, molto bene, complimenti. Passiamo ai ragazzi di Cerignaul. Si dice così Cerignola? No. Come si dice? Cerignaul. Cerignaul. Ah, chiedo scusa, non posseggo il dialetto cerignolano. Allora, lei conosce i proverbi cerignolani? Sì, conosco. Sì. Per esempio uno, si buono vucampe, sembi pasto della terra moia mangè. Questo capita, mi verrebbe da dire a fagiolo proprio come proverbio, perché sebbene vuoi vivere è giusto ed è bene che tu mangi sempre i pasti della terra mia. Fate un applauso a questo straordinario caposquadra. Lei cosa mi sceglie come verso per la prenotazione? La mucca, sentiamo. Mu. Sentiamo la squadra. Mu. Sentiamo l'istituto. Sono veramente abbacinato dalla professionalità di questi giovani partecipanti. Siamo pronti allora per la prima domanda. Domanda risposta multipla. Io faccio la domanda e vi do tre possibilità di risposta. Voi mi dovete dire quale di queste tre è quella giusta. Va bene? Vado? Sì. Arrivederci. No, ho detto vado, ma volevo dire vado. Io. Quale pane tipico della provincia di Foggia, poco prima della cottura, viene solitamente riposto in canovacci di cotone cosparsi di farina e sistemato in cestini di vimini? Domandona come inizio. Il pane di Manfredonia, non credo. Il pane di Monte Sant'Angelo o il pane di Ascoli Satriano? Ci si prenota? Chiedo scusa se è prenotata la mucca di Cerignola. Il pane di Monte Sant'Angelo. Il pane di Monte Sant'Angelo. Proprio così. Questa tecnica è proprio tipica nella preparazione del pane di Monte Sant'Angelo. A questa fase segue un'ulteriore lievitazione di circa un'ora che precede poi la fase vera e propria di cottura. Complimenti, passiamo alla seconda domanda. Chiara. Ah. Qui si parla la sua nobilitate. Coraggio. Quale ortaggio ha una notevole funzione antiossidante? Il carciofo, il sedano o il pomodoro? Chiedo scusa, ho sentito bene. Da qua è arrivato proprio. Va bene, va bene. Mi dispiace. Posso? Sì. Ci mancherebbe. Allora, il dica. Pomodoro. Il pomodoro! Risposta esatta per la signorina Chiara. Gli antiossidanti, queste sono cose, bene dare queste informazioni tra il riso e lo scherzo, gli antiossidanti sono sostanze destinate alla difesa dell'organismo contro l'aggressione dei radicali liberi e degli agenti degenerativi. Inoltre 100 grammi di pomodoro crudo al giorno, pensate, forniscono un apporto di vitamina C pari al 22% del fabbisogno giornaliero. Lei fa uso di pomodori crudi? Sì. Sì? In tutta onestà. Sì. Sì. Lei? Abbastanza. Abbastanza, un po' meno di Chiara, vero? Un po' meno, sì. È vero. Come lo sai? Ma è andata a casa di Chiara a verificare? No, però lo immagina. Se ne è reso conto dalla risposta. Se ne è reso conto dalla risposta. Questo sta già alla Bocconi di Milano, questo. Terza domanda. Precisissimi oggi. Terza domanda. Questa è facilissima. Quali sono gli ingredienti fondamentali per fare un formaggio? Latte, miele e uova. Se non lo sa lui, giustamente. Se già prenotata la mucca, latte, miele, uovo, latte, sale, caglio o latte, farina e lievito? Beh! Sì, ma però se era... Lo so, ma si era già prenotata la mucca? Puoi rivedere. Dico, latte, miele, uova. È un latte, sale, caglio oppure latte, farina e lievito? Latte, sale e caglio. È latte, sale e caglio. È proprio così. È proprio così. Beh, voi come esponenti di due razze bovine e ovine naturalmente siete avvezzi al formaggio, però è bene sottolineare che il formaggio è fatto col sale, sì per dargli gusto, ma anche per preservarlo da microorganismi indesiderati, perciò sì. Si mette il sale nel formaggio. Io non so che dire, voi siete stati straordinari in questa prima manche, dimostrate di avere davvero contezza, conoscenza dell'educazione alimentare, allora adesso gioiosamente vado a presentare insieme a voi i cugini Massaro, visto che avete questa propensione alla presentazione, presentatevi voi, dite insieme, mettetevi qua.
Datevi la manina nel senso televisivo, non romantico del termine, e dite: e adesso bambine e bambini è la volta dei cugini Massaro. Vai, al tre. Adesso... Prendete un tempo, al tre. Uno, due, tre. E adesso bambine e bambine, i cugini Massaro. Madonna, è meraviglioso. Senti un po', tu a colazione, che mangi? Polenta. Polenta. E a pranzo che mangi? Polenta. Polenta. E a cena che mangi? Polenta. Polenta. Scusa, ma la digestione come va? Polenta. 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 E giustamente, più scemo io che te l'ho chiesto, polenta! Beh, a zappare, beh! Aspetta, però, non correre!